IHP, Italian Horse Protection, insieme ad altre associazioni invece in questi giorni impegnata a raccogliere maggiori elementi che aiuteranno a valutare le responsabilità sull'uccisione della vitellina a Reggio Calabria, scambiata per un toro e freddata senza alcun motivo con 7 colpi di arma da fuoco dalle forze dell'ordine. Etichettata come toro impazzito, era in realtà una vitellina impaurita dalle urla, dalle sirene della polizia e dai bastoni che le venivano agitati davanti agli occhi. E proprio quando è entrata in un'area chiusa dove poteva essere più facilmente calmata, e cioè il parcheggio del Consiglio regionale, la decisione è stata invece quella di sparargli 7 colpi di pistola. Ancora una volta si è preferito uccidere un animale innocente piuttosto che provvedere a ripristinare l'ordine pubblico con mezzi pacifici e non violenti. IHP invita tutti i cittadini a fornire foto, filmati ed eventuali testimonianze oculari relative alla vicenda.